Circa 10 anni fa, scambiandolo per un innocuo pesce gatto, qualcuno ha ripopolato le acque del Po con un pesce che potrebbe recare gravi danni a tutto il patrimonio ittico nazionale. Stiamo parlando del siluro, che in questi anni si è ben ambientato e dal Po si sta spostando ovunque, tanto che si è parlato di avvistamenti anche nelle acque del Garda. Il siluro, diffuso nelle acque dell'Europa nord-orientale, può raggiungere i 400 kg di peso. Nel Po sono stati segnalati esemplari che passano i 150 kg e noi siamo venuti a tentare questa avventura con Marco Beccari e Bruno Azzini, che ormai di siluri di oltre 30 kg ne hanno catturati moltissimi. Ci dirigiamo verso il pennello di Scorzarolo, a due passi da Mantova, uno dei posti magici per il siluro, che predilige le buche più profonde. Sentiamo da Marco Beccari il perché di questa scelta. Ma noi la maggior parte delle volte andiamo dove ci sono delle rive franate, dove ci sono alberi, dove si creano dei nascondigli. Molte volte, spesso, davanti a pennelli, sassate e vortici d'acqua. Ma per pescare in questi correntoni è necessaria un'attrezzatura potente? Da quello che abbiamo visto noi, sono almeno 5 anni che ci andiamo, l'attrezzatura deve essere robustissima. Il semplice fatto che non dobbiamo pensare che i pesci sono di 20-30 kg, possiamo incappare anche in qualche pesce da un quintale, anche oltre. Beccari e Azzini montano il gamacazzo ad occhiello, ma lo legano come un amo a paletta. Il motivo è che il nodo troverà nell'occhiello resistenza alla trazione, ma avrà minori probabilità di cedere. Si usa un piombo da 300 grammi, fermato con una doppia asola nella quale è inserito un pezzetto di legno, o talvolta un fiammifero, che ha la funzione di ammortizzatore. Per esca si usa un mazzetto di lombrichi d'acqua. Per il siluro, il lombrico è l'esca principe. Azzini e Beccari lanciano nel gorgo. In questi fondali di oltre 30 metri sono stati catturati i siluri più grandi, ma non è raro imbattersi anche in qualche storione gigante. La pesca del siluro non è statica. Infatti, la breve durata dei gorghi costringe i nostri amici a spostamenti continui. Spesso l'attacco del siluro è quasi impercettibile. Ci vuole molta esperienza per riconoscerlo. Marco non si è sbagliato. Alla ferrata decisa segue l'incurvamento della canna. La resistenza che oppone il siluro è quasi sempre passiva. Ma pur non essendo un lottatore, la fatica è sempre notevole. Si tratta di strappare dal fondo pesci che passano i 30-40 kg. Per questo tipo di pesca, un mulinello a tamburo, come il Sea Line Daiwa, consente un recupero più sicuro e soprattutto la possibilità di usare un monofilo di diametro relativamente sottile, il Platil Mariner dello 0,50. Finalmente riusciamo a vederlo. Si è deciso ad emergere. Come accade quasi sempre, il siluro viene in superficie lontano dalla barca. Bisogna quindi trascinarlo. Questa operazione è faticosissima, ma soprattutto pericolosa. Se il filo si rompe, si rischia di cadere. È preferibile eseguire l'operazione di salpaggio in sicurezza.
Mentre Marco controlla il pesce, Bruno scende per recuperarlo con le mani. Non è un'impresa semplice, conviene proteggersi con dei guanti. Abbiamo catturato un grosso esemplare, meglio essere in due a tirarlo a riva. Una simile bocca ha alimentato tante leggende. In realtà nessuno è mai stato attaccato dai siluri e mancano dati certi sulla presunta pericolosità di questa specie.